Indagato per omissione di soccorso, c'è un nome e cognome scritto nel fascicolo aperto dalla Procura di Venezia sulla morte di Patessa Bailly, il 22enne migrante del Gambia che si è tolto la vita nelle acque del Canal Grande. Si tratta di un tassista veneziano di 35 anni, in servizio nella linea che dal Casinò porta a Piazzale Roma. Non poteva fare nulla, spiega il suo avvocato difensore. Doveva fare attenzione al comando e a far sì che le imbarcazioni provenienti da Poppa piuttosto che da Dritta, quindi i battelli linea 1 e 2 di ACTV e le imbarcazioni provenienti da Bionovo non lo andassero a coinvolgere in questa operazione. C'era poca visibilità, aggiunge la difesa, che ha già affidato l'incarico a un perito per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Tanti si sono interrogati sulla morte di Patessa Bailly, avvenuta sotto gli occhi di centinaia di persone, ripresa dai cellulari di veneziani e turisti. I tassisti spiegano, per i comandanti esistono degli obblighi. Come diritto al navigante ci sono delle leggi nautiche che obbligano il comandante a prestare soccorso. Come in macchina da voi, è obbligo di fermarsi e soccorrere. Divisi veneziani. È facile accusare il taxista che passa e non dà soccorso. In realtà cosa poteva fare? Lasciare la barca? Cioè sono situazioni un po' particolari. Io invece darei una penalizzazione a chi ha fatto il video. Andava aiutato in ogni caso, cioè, secondo me sì. Quindi è giusto aprire un procedimento? Sì, è giusto un comportamento corretto di salvare chi è in acqua. Specialmente per un marinaio. Nessuna possibilità per il tassista di fermarsi, spiega l'avvocato. È questo che andremo a chiarire a breve.